Signori, buongiorno, sono le ore 4, anzi neanche le 3:36 del mattino. Tra poco uscirò perché, ragazzi, oggi è un video molto importante, molto figo. Probabilmente oggi vedrete un nuovo arrivato in casa perché, ragazzi, mi sto andando a prendere un cucciolo di un cane, un maschietto. Lo devo andare a vedere, devo arrivare, quindi mi devo fare 4 ore di macchina per andarlo a prendere. E vediamo un attimino. E in tanti voi sicuramente me lo diranno, io quindi già ve l'annuncio anche con il video. Perché gioca, ma Asia che fine ha fatto? Asia che fine ha fatto? Allora, ragazzi, Asia è un cane ovviamente che mi manca tantissimo, ma è il cane che io ho preso con Valentina e gliel'ho regalato, quindi il cane è intestato a lei e giustamente, come ben sapete, visto che ci siamo lasciati una cosa e un'altra, il cane sta con Valentina. Quindi visto che adesso è un po' che non vedo Asia, ovviamente da quando ci siamo lasciati per diversi motivi, comunque ho deciso di farmi un cucciolo per compagnia, ma è una razza che io sono ovviamente innamorato da tantissimo tempo e sono riuscito finalmente a trovarlo, quindi vi sto facendo questo viaggio. L'amore che ho per Asia, ragazzi, non finirà mai, quindi questo ve lo dico tranquillamente perché è come se fosse una figlia, lo dico proprio con il cuore in mano, ma comunque volevo un compagno anch'io qui dentro casa che mi fa un po' di compagnia, ragazzi, quindi voglio andare a prendere questo cucciolo, quindi vi porterò con me in questo viaggio e vediamo un attimino, ragazzi, se effettivamente arriverà e tornerà a casa con me. Non lo so, l'ho visto solamente in foto, quindi sono curiosissimo di vedere lì come saranno questi cuccioli, perché è un maschietto, e vi farò vedere anche il papà con la mamma del cucciolo. Vediamo un po', ragazzi, quindi siamo pronti con il viaggio, incrociamo le dita, si parte, let's go. Ragazzi, allora sono le 5:06, ci siamo fermati al primo Dog Grill a fare una sosta e mi sono mangiato un bel cornetto, un bel fagottino con latte macchiato. C'ho pure che adesso macchio io per salire la mattina, perché io la mattina mi posso via il latte perché sono addosso. Quindi ho paura di fare tante puzzette. Giulia, prepari tante puzzette in macchina. E voi? Io farò tante puzzette in macchina, sai? Ah, ok, beh, latte macchiato, io mi cago addosso, però c'è andava, ma andava, era tiepido, buono. Ragazzi, siamo pronti? Fa freddo, Fa poco freddo. Freddo? Freddo. Fa poco freddo. Allora, ragazzi, siamo arrivati qui a Bologna, venite la notte, è diventato giorno. Adesso vi porto, ragazzi, perché sto andando a prendere questo cucciolo. Vediamo un pochettino che lo sarà, perché vediamo anche i genitori dei cani, quindi vediamo un po' dei cani. Del cucciolo, vediamo il padre e la madre, sperando che possiamo riprendere, che il signore ci fa riprendere, quindi andiamo e vediamo un attimo, ragazzi. Il cancello lascia aperto? Sì. No, vabbè. Sono belli. Ma guarda. Papi. Oddio. Ciao. E questo qua? Ciao. Questo. Ciao. Ah, questo? Ciao. E vuoi vedere ancora? Oh. Ah, patata. 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 Oh, quanto è bella. Patata. Quindi sono sti due. E quello lì, se vuoi lo tiro fuori, quello piccolino. Sì, si muove quello fuori. Vai, chiudo io. Tu vai! Oddio, perché vieni da me? Ciao! Sono sporchi di quando abbiamo avuto questi giorni. Siamo... Ma c'è una bagnottella qui! Si sporca tutto, guarda, e poi le scarpe bianche! E io pure! Ciao! 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 Io pensavo che lui... A bagnottella! Oddio! Guarda che mi hai combinato, guarda che mi hai combinato già! Niente, tipo la più bella! Una mossa! Ah, che quello è bello, eh! Però una bella doccia gli serve quando... Ebbe! Tanto senzazzetto! Come non ce l'ha? Non ce l'ha! Tanto senzuzzo, Uno! Bagnotte! Sono tutti belli piloti, Il maschio con lei era pieno di spini, pieni! È entrato uno anche nell'occhio, per fortuna non ne ha spaccato l'occhio! C'ha freddo! Amore! Erano pieni! Avevano 50 spini dentro ognuno! Vabbè, ma il veterinario... Solo che adesso piano piano si deve prendere! Quanto c'ha adesso, quindi?
Nati in 5, fanno 2 mesi fra una settimana. Madonna, è pagnottello. Sono, perché li doro è al canino state più macinato tutti i giorni di voto, perché sono grossi. Abbiamo scelto. L'anno scorso ho avuto. Cuccio sono diventati più grossi di genitori. Tipo, guarda che zappetta! Zappetta! Però più grossi, più Ragnar, bassi, vedi? Più grossi. Anche già vuoi dopo il nome, ragazzi. Si vedono già da piccoli che sono. Come linee di sangue, che linee so? Cioè, ma lo ti faccio fare non un bagno, ti faccio un scartavetrare proprio. 1500. Saluta, ciao! Ciao mamma, ciao papà! Andiamo a casa! Oddio, Mallonzo! Guarda che botto! Simone! C'è l'occhi vergini, come tuo padre, bravo! Tanto ormai mi avete sporcato tutta. Guarda che mi avete fatto. Allora, ragazzi, mo non so come si vede che sto dentro la macchina. E praticamente, vabbè, siamo andati a prendere il cane tutto quanto. Adesso ci siamo fermati in un autogrill. Io sono in macchina con il cagnolino e vi faccio vedere quanto è bello, raga. Madonna, ti giuro, sono troppo contento. Per quando l'ho chiamato Ragnar, voi dite perché Ragnar? Perché io amo la serie di Vikings. Poi Ragnar Lothbrok, raga. Cioè, chi è che non conosce, porca miseria? Quel vichingo bello, non so, mi piace proprio troppo e secondo me ci sta con questa razza di Amstaff, American Amstaff, questo nome. Vi faccio vedere subito. Questo è il cucciolino, madonna quanto è bello, raga. Ciao Ragnar, amore. Ciao. Ciao amore. Calcolate ragazzi, lo volevo proprio scegliere io questo colore che è un blu e un bianco, quindi un Amstaff blu e white, molto bello, con gli occhi, agli occhi verdi e azzurri, bello lui. Ciao, ciao. È ancora un po' diffidente, bene che è normale, mo piano piano poi lo portiamo ovviamente dal veterinario, lo facciamo controllare, microchip e tutto. Quanto sei bello, Ragnar. Ciao, buonasera, siamo tornati a casa e per la prima volta Ragnar arriva a casa e quindi diamo il benvenuto, ragazzi, in famiglia a questo. Non lo so, sei una bellezza incredibile. Ma quanto sei bello, Ragnar. Vieni qua. Ma ti confondi in mezzo al tappeto. Vieni qua, Ragnar. Vieni qua. Ciao, amore. No, vai, Ragnar. Vieni qua. Vieni qua. Che stai a fare lì? Sì, sei bellissimo, ma vieni qui. Ma chi? Ma chi? Vieni qua. Ma vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Ma dai che ti faccio un tamasso. E chi tamasso sta? Ma chi tamasso sta? Tamasso sta? Ma con chi ce l'hai? Con chi ce l'hai? Ma chi? Ma che bagagli? Ma a che bagagli? Ma a chi? Ma che bagagli? Ragnar! Ma che bagagli? Madonna mia, quanto sei bello con questi dentini! Con questi dentini, madonna mia, sei. Cocchi ce l'hai? Cocchi ce l'hai? Fate sentire! Bagagli a tutti! Bagagli a tutti! Cocchi ce l'hai? Chiappalo! Chi è? Dove vai? No, non punta le scarpe! Ragnar! Vieni qua! Ragnar! Guarda che sta a fare. Vieni qua! Vieni qua! No! Guarda che sei tremendo! Vieni qua! Ti è Ragnar! Lascia vedere quelle scarpe solo. Lascia per Ragnar! Push! Push! Vieni qua! Vieni qui! Ragnar! Te posso! Vieni qua! Guarda che sei tremendo, sei tremendo, sei una pulce tremenda, sei una pulce tremenda, ma non eri così iperattivo quando t'ho preso, aia, non eri così iperattivo quando t'ho preso, eri più calmo, Ragnar, non ti facevo così, non ti facevo così, guarda che ti metto in castigo, sa, ti metto in castigo, non ti azzardare, se la fare che, aia, c'è sti dentini di mortacci qua, oh, calmati, non eri così iperattivo, hai denti che fanno male e l'unghia che fanno male, lascia, no, a chi? E tu quando crescerai sarai grosso, aia, mannaggia a te, dove
vai, Gnappetto? Dove vai, Gnappetto? Che vuoi? Quanto sei bello, però. Sei bellissimo! Ragna, sei bellissimo! Ah, io sulle palle no, però, Ragna, sei bellissimo, non sui coglioni! Bello lui! Bello Ragnar! A chi? E mia musica. Ah! Oh, guarda che... Aspetta che... Aspetta che... Aspetta che... Mi dai un bacino? Mi dai un bacino? Quanto sei bello, mortacci tua! No, cominciate che ti sei sul divano! Non cominciate a salire! Aia! Madonna, c'è dei denti che fa. Bellissimo sei! Quindi diamo il benvenuto a Ragnar. Io spero questo video sia piaciuto. Io sono felicissimo, ragazzi, di aver preso questo cucciolo. Vi ripeto, nulla da togliere ovviamente ad Ase, ragazzi, che io amo con tutto il mio cuore. È un cane che mi manca tantissimo. Più che un cane, è una figlia, ragazzi, ve lo giuro. Cioè, gli animali sono come figli. Niente, doveva andare così, raga. Mi sentivo di prendermi un amico che mi fa compagnia durante le giornate, che, con cui perderci tempo, starci insieme, farlo giocare, correre nel parco. Quindi sono contentissimo di aver preso questo mostriciattolo di nome Ragnar. E so, io sono sicuro che mi farà passare le pelle dell'inferno. Anche perché ce l'ha con le mie scarpe. E gli rompo il cazzo. Signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi amate gli Amstaff, Shropshire, Blue Terrier, Right, American. Cioè, non mi fare la pipì sul tappeto, sa? Mannaggia, mi sembra. Vabbè, al prossimo video, ragazzi. Grazie mille, sta veramente. Vi farò vedere comunque nelle stories. E più in là, ragazzi, il cane ovviamente cresce. Quindi adesso sarà la mia piccola mascotte. Una. Ciao, bestia. Ah, la taccia tua di tua madre. No, non devi zoppare. Mi mozzi che pure la telecamera. Aia, aia. Oh. Tacci tua!